del CNR. Allora, è un fisico teorico che si occupa di astrofisica, di evoluzione di galassie, ma si occupa anche di economia e di scienze sociali più in generale. Allora, quando uno c'è un fisico teorico che si occupa di queste cose, la prima cosa che uno pensa è che applica le tecniche delle scienze dure all'economia, facendo previsioni quantitative usando la matematica. Questo non è il caso del professor Ciro Strabini, come vedrete, anzi in qualche misura all'opposto. È autore di un bellissimo libro, Rischio e previsione, cosa vuol dirci la scienza sulla crisi. Credo che ti ispirerai a questo, sì, per la prima parte della cosa. Che altro dire? Prego. Grazie. Va bene, grazie mille. Allora, appunto, io in realtà mi occupo di altro e tutto questo che vedete così è stato un divertimento, sono venuti da vari stimoli, perché oltre a fare, diciamo, l'astrofisico, sto in questo istituto di sistemi complessi, dove appunto c'è gente che fa le cose più disparate, e quindi c'è un gruppetto che fa una cosa che si chiama Economic Complexity, che è uno sguardo sull'economia, diciamo, da un punto di vista diciamo nuovo, poi magari ve lo accenno, e quindi sono anche venuto a contatto un pochettino con un po' la critica ai modelli neoclassici dal punto di vista dei fisici, perché c'è una certa letteratura al riguardo. E poi ho anche fondato e sono redattore di questo sito che si chiama ROARS. Francesco, il tuo microfono sta funzionando? Non lo so, ecco, forse così. Ecco. Sono anche fondatore e redattore di questo sito che si chiama ROARS, che è dedicato, diciamo, alla politica scientifica. ROARS sarebbe l'acronimo di Return on Academic Research, cioè per fare un po' il verso a ROI, Return on Investment, con l'idea appunto di dire, cioè, anche la ricerca di base ha un ritorno, e quindi, diciamo, non è solamente una cosa inutile, ma avrebbe anche un senso, diciamo. Quindi in questa prima parte il talk è diviso in due parti, diciamo. Nella prima parte mi concentro più sulle previsioni, sulla parte dell'economia, e nella seconda invece sulla valutazione. Sono due parti complementari e cercherò di spiegarvi perché. Allora, diciamo, questo è la regina d'Inghilterra nell'ottobre del 2018, anzi all'inizio di novembre, quindi subito dopo il crack della Lehman Brothers. Era andata alla London School of Economics e appunto di fronte a tutti quanti gli economisti alla London School of Economics fece questa sua domanda: why did nobody notice it? Perché nessuno se n'è accorto. Com'è possibile che i migliori economisti del mondo qui riuniti non hanno visto arrivare la più grande crisi economica dell'ultimo secolo? E questo è un pezzo, diciamo, del puzzle. L'altro pezzo, appunto, questo questo qui è un articolo molto interessante di un filosofo della scienza inglese, Donald Gillies, che tra l'altro ha scritto la prefazione del mio libro e con cui ho avuto tante discussioni. Insomma, la domanda della regina implicava che c'era qualcosa di strano nella scienza economica, no? Se appunto in realtà il problema non era tanto che non hanno previsto la crisi, in realtà il problema era che fino al giorno prima dicevano che tutto andava bene, e il giorno dopo continuavano a dire che tutto andava bene, diciamo. Dall'altra parte c'è stato, nello stesso periodo, un mese dopo, il risultato di questo Research Assessment Exercise, che è un esercizio di valutazione di tutte le università inglesi,
e praticamente il risultato è stato che la ricerca in economia, London School of Economics, ha avuto il miglior voto di tutto il Regno Unito. Quindi da una parte diciamo c'è questo paradosso, da una parte appunto la domanda della regina mostra che c'è un problema, dall'altra parte il risultato della valutazione dice che questo problema non c'è, perché se sono così bravi anche rispetto a altre discipline. Allora, adesso andiamo verso il versante delle previsioni, appunto, perché diciamo non tutti gli economisti, perché poi ogni volta che parlo di queste cose dice ciaccia con gli economisti, non è vero, è una scienza bellissima, io intanto mio padre è economista e figuriamoci, è tra l'altro molto più difficile della fisica, però sicuramente c'è un problema, no? E questo problema molto spesso viene solamente nascosto invece di essere dibattuto, perché è un problema importante anche per l'opinione pubblica, nel senso che uno poi si forma le sue opinioni in base a quello che dicono gli esperti, e uno vuole che gli esperti in qualche modo siano onesti nei loro giudizi e anche facciano dell'autocritica. Ecco, questo probabilmente è mancato. Allora, se uno vede appunto la letteratura più tecnica in economia, appunto uno degli elementi degli economisti interessanti è che loro non hanno bisogno di mediatori, ma sono loro stessi che possono appunto arrivare all'Economist, al New York Times, eccetera, e scrivere gli editoriali per spiegare il loro punto di vista, no? Quindi per esempio tra Krugman, Lucas, eccetera, c'è stato un grande dibattito sul perché gli economisti non hanno visto diciamo questa crisi arrivare. Questo dibattito è stato, diciamo, malgrado sia andato sui grandi giornali, soprattutto nella stampa americana, diciamo nella stampa diciamo europea italiana, è arrivato mediato, no? Molto spesso, appunto questo qui sono le BBC, vediamo titoli di questo tipo, dice c'è stato questo qui momento, Michael Fish moment. Michael Fish, poi ho visto, ma chi è questo Michael Fish? Era un meteorologo inglese che ha preso diciamo un abbaglio storico una volta che ci stava una tempesta arrivare, ha detto che era una giornata di sole fantastica. Di nuovo, quando c'è stato il Brexit, c'è stata una grande attenzione sul fatto che tutte le previsioni erano sbagliate. Poi la cosa interessante è che compare prima nella stampa inglese e poi dopo un po' nella stampa italiana. Addirittura ci sono 5 cose che gli economisti possono fare per riguadagnare fiducia. Questo invece è ancora più critico, dice gli economisti ci hanno completamente ingannato, non sono meglio di Mystic Meg. Mystic Meg è questa signora che legge le stelle. Anche sulla stampa italiana ovviamente arriva, gli economisti come i meteorologi non azzecchiamo una previsione dal 2008, questo è divertente, in realtà diciamo è tutto sbagliato. Allora innanzitutto qui entriamo dentro la faccenda, che appunto questo dibattito dice ma anche i meteorologi non ci capiscono niente, dice non è vero, la meteorologia a differenza diciamo di questi tipi di previsioni dà delle previsioni molto più accurate, perché sono basate su una scienza molto solida, e poi appunto non è che si tratta di azzeccare una previsione, no? Non è che uno sta giocando dei numeri all'otto, bisogna capire diciamo il problema, no? Anche quando uno fallisce una previsione. Allora, come funziona una previsione nella meteorologia? Allora, meteorologia, diciamo, ci sono delle equazioni che descrivono lo stato dell'atmosfera, sono le leggi della fluidodinamica e le leggi della termodinamica, quindi ci sono 6 equazioni e 6 incognite, e quello che si fa diciamo, adesso è si divide diciamo, il mondo in cellette, e anche l'atmosfera è divisa in cellette di diversa altezza, e si mettono queste equazioni dentro e si cercano, si mette una condizione iniziale, chiaramente ci vogliono un dato a un certo punto, questo dato si fa evolvere secondo queste leggi. Poi chiaramente non è così semplice, perché ci sono altri effetti che avvengono a piccola scala, per esempio non so, le
la neve, gli oceani, insomma, quelle leggi lì sono valide, però ci sono altri tipi di equazioni che devono essere messe dentro e sono delle equazioni efficaci, e questa è tutta la difficoltà, diciamo, di fare le previsioni meteo fatte bene, è appunto come vengono modellizzate queste equazioni, questi effetti, diciamo, che intervengono pure e che devono essere in qualche modo colti da delle equazioni efficaci, insomma. Comunque, quello che è successo negli ultimi 20 anni, 30 anni, c'è stato un miglioramento delle previsioni meteorologiche, tanto da guadagnare 2 giorni in 20 anni. Cioè, questo qui mostra per esempio un parametro macroscopico, per esempio potrebbe essere la pressione dentro una cella di alcune decine di chilometri quadrata. In questo senso le previsioni meteorologiche funzionano bene, okay? Non possono prevedere se ci sarà un temporale estivo qui domani, questo è praticamente, non c'è stato un miglioramento da questo punto di vista, come non c'è stato un miglioramento su, per esempio, sulle bombe d'acqua, questi fenomeni qui che sono dei fenomeni veloci che hanno tutto un altro tipo di dinamica. E quindi su quelli uno sta cercando di fare dei now casting, cioè più che fare una previsione si cerca di vedere dove si formano, si seguono per dare poi l'allerta, per esempio, che poi alla fine queste previsioni qua a che servono? Non servono per testare una teoria, non è che uno fa veramente non è un test, storicamente le previsioni servono per fare dei test su una teoria scientifica, queste sono delle previsioni a uso sociale, cioè nel senso sono socialmente importanti, perché da noi pure adesso stiamo vedendo con l'aggravarsi della crisi climatica, diciamo, quello che succede è che gli eventi estremi sono molto più frequenti, però appunto se uno va già in America, no, nella costa orientale degli Stati Uniti, sud orientale, ci sono dei fenomeni catastrofici, e lì uno deve decidere per esempio se evacuare o no una città, eccetera, per cui chiaramente sono delle previsioni molto importanti. E appunto ci vuole tutta una serie di passaggi anche tra il previsore e il politico che alla fine prende una decisione, perché chiaramente decidere o no se evacuare una città comunque ha un costo economico, ha un costo in termini di rischio di vite umane, eccetera, e quindi uno deve prendere delle decisioni che siano scientificamente, diciamo, basate su dei protocolli, no? Come si fa in medicina. Allora, questa è la percentuale di successo di una previsione, la blu è a 2 giorni, no, a 3 giorni, la rossa è a 5 giorni, quindi giorno più 5, giorno più 7, giorno più 10. Allora, l'emisfero nord è quello sopra, è la linea più spessa, quindi questa qui, e l'emisfero sud è quell'altra. La differenza è che appunto negli anni 80 non c'erano i satelliti e c'erano le stazioni meteorologiche, e mentre le stazioni meteorologiche erano più diffuse nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale, quindi c'erano i dati migliori. Poi mano a mano adesso con i satelliti praticamente non c'è più differenza. Ok, quello che si vede è che c'è stato un lento miglioramento nelle previsioni. Perché è successo? Allora, innanzitutto c'è stato un miglioramento nei dati osservativi, questo qui è una precisione, come è migliorata la precisione delle osservazioni, questa qui è una cella di 210 km quadrati e appunto adesso abbiamo una risoluzione di 8 km quadrati. E poi c'è stato un miglioramento nella potenza di calcolo, cioè ormai per fare queste previsioni le equazioni vengono risolte su dei supercomputer, chiaramente devono fare dei conti mostruosi, e quindi con l'aumento della potenza di calcolo si hanno delle previsioni migliori. Quindi c'è è migliorata la predicibilità nel breve periodo, ma chiaramente diciamo, la bontà delle previsioni si sconta sempre con l'intrinseca, diciamo, come possiamo dire, l'intrinseca il fatto
fatto che il sistema, l'atmosfera è un sistema caotico, scusate, ecco, la parola. Allora, qui ci sono per esempio delle previsioni per Londra, quindi lo stesso posto, però in due momenti diversi. Questi spaghetti sono le previsioni adesso sono fatte così. Uno non solo trova la previsione dopo un po', ma può anche fare delle proiezioni cambiando un pochettino le condizioni iniziali. E quindi uno risolve il modello cambiando la condizione iniziale, per esempio ci sono sempre degli errori nelle osservazioni o comunque vede un po' le perturbazioni come si propagano. Se il sistema è un sistema tranquillo, la perturbazione si propaga quasi in maniera lineare o comunque non dà un grande effetto. Se il sistema è un sistema caotico, invece chiaramente la perturbazione che uno mette diventa importante e il comportamento del sistema dopo un po' cambia completamente. Ecco, questi qui sono due esempi, sono due condizioni climatiche differenti, quindi in base alle condizioni climatiche di quel giorno, chiaramente nel primo caso la situazione era più tranquilla, nel secondo caso invece la situazione era molto più probabilmente eventi, cose del genere. Quindi chiaramente quando noi parliamo di previsioni dobbiamo dire è ovvio che fare la previsione in mezzo al deserto del Sahara è molto più semplice che fare una previsione sulle montagne svizzere, per esempio. Noi quando stavamo in Svizzera ci sta la prima cosa che uno faceva andare a vedere la televisione perché c'era un canale che mi trasmettevano sempre le webcam sulle montagne per capire com'era il tempo, anche perché poi io abitavo a Ginevra, già sul Salef, che è una montagna che sta lì vicino, poteva esserci il sole, mentre Ginevra invece era completamente mezza alle nuvole perché c'erano delle perturbazioni a bassa quota. Vabbè, questo per dire appunto che il problema fondamentale è quello dell'effetto farfalla, no? Nelle previsioni atmosferiche, ed è il motivo per cui la predicibilità di eventi locali non è ancora molto buona, perché basta una piccola variazione nelle condizioni iniziali, cioè piccola significa che noi non possiamo conoscere il sistema con una precisione infinita, noi abbiamo un certo errore nelle nostre misure. E quindi questa piccola differenza si può ripercuotere, se il sistema è un sistema caotico, in una grande differenza di comportamento dopo un certo tempo. Questo è un effetto scoperto da questo meteorologo Edward Lorenz, che lo battezzò effetto farfalla proprio per simboleggiare un po' una farfalla, provocare un tornado in Texas, nel senso che appunto può una piccola differenza nelle condizioni iniziali essere amplificata e diventare una grande differenza dopo un po' di tempo, e questo è quello che succede nei sistemi caotici. Allora, per tornare all'economia, quindi questo per dire, le previsioni meteorologiche hanno una loro storia e una loro importanza adesso ultimamente anche per esempio per tutta la questione delle energie alternative, no? Perché la produzione di energia elettrica con le pale eoliche, con fonti alternative, con il sole eccetera, dipende dalle condizioni meteo, e quindi appunto nei paesi civilizzati le condizioni meteo sono molto considerate, mentre per esempio in Italia l'ultimo ordinario di meteorologia è andato in pensione l'anno scorso, e quindi è un campo destinato all'estinzione. Per tornare all'economia, appunto, intanto leggiamo delle cose del genere, delle frasi del genere. Un lettore suggerisce: ma se gli economisti sono degli scienziati, non dovremmo trattarli in maniera analoga? Si riferisce al fatto che appunto gli economisti sono fortunati a non avere avuto il destino dei tre sismologi italiani qualche anno fa, che sono stati messi in prigione per aver sbagliato le previsioni di un terremoto. Questo si riferisce alla previsione dell'Aquila. Qui però non è andata esattamente così, questa è un pochettino un racconto, una narrazione un po' inventata di quello che effettivamente è successo, perché innanzitutto nessuno è andato in prigione, è stato condannato in via definitiva solamente il vicepresidente della commissione Grandi Rischi, De Bernardinis, ed è stato condannato perché aveva diffuso informazioni scientificamente infondate. Per essersi sbagliato nella previsione del terremoto. Ha detto sì, non c'è problema, ci sono delle scosse, si sta scaricando, potete andare a casa e bevi un bicchiere di vino.
E quindi diciamo, se uno non sa prevedere i terremoti, ovviamente è un'affermazione senza senso dire una cosa del genere. Allora facciamo una piccola digressione sui terremoti, cioè come funziona. Anche lì nei terremoti la situazione è anche abbastanza semplice da un punto di vista della fisica, non c'è un granché di misterioso, sono diciamo, la teoria dell'elasticità, ci sono questi materiali che si deformano. Quello che succede è che appunto nel tempo geologico ci sono delle placche che si muovono una rispetto all'altra, si accumula uno stress, quando lo stress supera una certa soglia si libera in forma di onde sismiche, okay? Però il problema è che la situazione non è così, ma è piuttosto così, nel senso che quando ci sono delle placche uno ha una zona sismica, quindi le zone sismiche sono identificate, e il problema però che diciamo non è un sistema periodico, e soprattutto anche il livello di stress varia a secondo del tempo, perché chiaramente questi sono dei materiali, dipende da come sono fatte le placche sotto, dipende da, diciamo, proprio dalla geometria a 20 km sottoterra circa. Il problema che abbiamo è che mentre l'atmosfera si può osservare con satelliti, 20 km sottoterra diciamo è a noi inaccessibile. Quindi quello che si può fare, dice, beh, allora a che serve la sismologia? Addirittura un po' di anni fa ho detto vabbè basta, chiudiamolo questo istituto nazionale di geofisica perché tanto non serve a niente. In realtà, questo era stato un parlamentare a dirlo, in un certo senso le previsioni dei terremoti sono complementari a quelli del meteo, cioè mentre il meteo le previsioni funzionano bene a corta scadenza, nelle previsioni sismiche uno sa sicuramente che se c'è una zona sismica là ci sarà un terremoto, prima o poi, per forza. Quando questo è una cosa, diciamo, che praticamente non si può dire. Si può dire il rischio sismico, cioè la probabilità, per esempio, che in una zona avvenga. Questa è la cartina dell'Italia, quindi praticamente è quasi tutta a rischio sismico. Il problema, no, il problema dei terremoti sarebbe, diciamo, se avvenisse un terremoto in Sardegna. La Sardegna non è vicino a una placca, è una zona tranquilla, per cui se lì ci fosse un terremoto devastante, dice, vabbè, allora qua effettivamente abbiamo un problema. Ma finché avviene un terremoto in centro Italia o in sud Italia, diciamo, questo è del tutto plausibile. Invece, per esempio, per i vulcani la situazione è ancora diversa, perché nei terremoti si è cercato di trovare dei segnali premonitori e non si sono mai trovati. E quindi, non so se vi ricordate, all'epoca dell'Aquila c'era questa storia del radon, eccetera, cioè emissioni di gas, emissioni di particelle, campi elettromagnetici, tutto si è provato per vedere una correlazione con il terremoto, che magari poteva pure essere, insomma, e invece non si è trovato nulla, perché molto spesso, appunto, se uno ci avesse solamente dei segnali, comunque già sarebbe utile per allertare la popolazione, quindi anche se uno non ha una teoria perché succede, però se succede effettivamente sarebbe utile. Però diciamo, non si è mai trovata una cosa effettivamente solida per fare una previsione del genere. Invece per i vulcani sì, per i vulcani appunto ci sono le stazioni che sorvegliano l'eruzione, diciamo, lo stato dei vulcani, per esempio, no, il Vesuvio, eccetera, e lì si può capire quando il vulcano sta tornando in attività e quindi diciamo, regolarsi di conseguenza. Torniamo all'economia, no? Allora, in questo grande dibattito una delle voci più critiche è il premio Nobel Paul Krugman, che praticamente dice c'è una forte tendenza a ignorare la possibilità che le proprie teorie non siano corrette, dice, ecco, ma va. E effettivamente questo qui è il problema, però diciamo non tutte le teorie, ma sicuramente diciamo quella che adesso raccoglie il maggior numero di consenso, di adepti e di persone che ci lavorano. La Reichlin, che anche è un economista che sta alla Business School di Londra, le dice però non potete prendervela con gli economisti, cioè, perché noi siamo come il medico che viene a diagnosticare una malattia, quindi non è colpa nostra se la malattia c'è, invece in realtà il vero problema è
prendetela con gli untori, perché il problema è appunto questo doppio ruolo di scienziato ma anche consigliere del principe. Questo è il fatto, perché le politiche economiche che sono state, diciamo, implementate soprattutto, diciamo, negli ultimi 20 anni, 30 anni, sono state in qualche modo ispirate a una visione, diciamo, dell'economia. Allora, come loro vedono il problema? Dice, vabbè, ok, andiamo a vedere, questo è un po' il lavoro che ho fatto nel libro, vediamo un pochettino come loro vedono il problema, diciamo, ok, abbiamo una teoria, ci sono delle previsioni, ci confrontiamo con la realtà. E questo è Milton Friedman, che è il grande guru della scuola di Chicago, e dice, insomma, una cosa su cui possiamo essere, diciamo, d'accordo, nel senso, ipotesi veramente importanti e efficaci possono basarsi su delle assunzioni, che sono rappresentazioni descrittive molto inaccurate della realtà. Vabbè, chiaramente uno deve fare delle assunzioni, anche, diciamo, nella fisica si fa così, che chiaramente sono delle idealizzazioni e non descrivono, però, diciamo, sono utili o non sono utili, questo è il punto. Tale ipotesi e descrizioni estraggono solo degli elementi cruciali sufficienti a produrre previsioni relativamente precise e valide. Dice, ok, allora questo va bene, nel senso, noi fate le idealizzazioni che volete, però poi ci si confronta con la realtà e si vede com'è. Però poi, leggendo di qua e di là, sono arrivato in questo libro di Zingales, che tra l'altro ha avuto molto successo sia in Italia che in America, e lui dice una cosa che mi ha lasciato semplicemente senza parole. Dice, la storia della fisica nella prima metà del XX secolo è stata una straordinaria avventura intellettuale, dall'intuizione di Einstein del 1905 sull'equivalenza tra massa e energia alla prima reazione nucleare controllata nel 1942. Lo sviluppo della finanza nella seconda metà del Novecento ha caratteristiche simili. Questa però è bella grande, diciamo, no? Perché in che senso ha caratteristiche simili? Cioè, quale, che cosa è successo, no? Allora, sì. In quel senso sì. Delle catastrofi sicuramente ci siamo. Allora, di nuovo andiamo a vedere un pochettino la differenza, le analogie con la fisica o le leggi della natura. Allora, le leggi della natura hanno questa caratteristica di essere universali e immutabili, cioè sono le stesse in qualsiasi punto dello spazio e del tempo, almeno noi assumiamo che sia così, perché sennò non andiamo da nessuna parte, diciamo. Allora, per esempio, nell'Ottocento il grande successo della fisica newtoniana era stata proprio quello di riuscire a prevedere la presenza di un altro pianeta grazie alle anomalie orbitali di Urano. Cioè, si era visto praticamente che Urano, se uno calcolava la posizione in base alla legge di Newton, eccetera, doveva trovarsi in una certa posizione, e invece si trovava una posizione un po' diversa. Quindi si è dovuto risolvere il problema inverso. Dice, vabbè, supponiamo che ci sia un altro corpo che ne influenzi la posizione, in base all'anomalia che ho osservato, quanto è grande questo corpo e dove sta? Ok. Quindi c'è stata praticamente lì è la previsione di un astronomo francese, Le Verrier, e quell'altra è la posizione in cui poi è stato scoperto Nettuno. Poi c'è stato anche un altro, Adams, che l'aveva predetto lì, che era un inglese, quindi Le Verrier c'era andato molto vicino, e questo è stato una cosa spettacolare, no? Perché comunque appunto utilizzando la fisica newtoniana uno è riuscito addirittura a scoprire un altro pianeta in questa maniera. Una situazione, diciamo, simile, ma anche in questo caso la teoria ha avuto successo, diciamo, quindi è stata confermata. Invece c'era un'altra anomalia orbitale nota nell'Ottocento, che era l'anomalia nell'orbita di Mercurio, la precessione del perielio, e l'idea era stata quella, anche qui dice, vabbè, supponiamo che ci sia un corpo che chiamiamo Vulcano che sta all'interno, che si muove all'interno dell'orbita di Mercurio e che ne perturba la posizione come Urano, però questo corpo interno non si è mai trovato, e in realtà l'anomalia nell'orbita di Mercurio è stata poi spiegata grazie alla modifica della legge di gravità che è stata introdotta da Einstein. E allora
diciamo adesso qui c'è il professor Lucio Russo che mi sparerà, però diciamo per farla proprio semplice, come funziona, no? Il progresso nella scienza, uno immagina che la scienza sia una linea, diciamo, che progredisce sempre in maniera più o meno continua molto spesso, no? Invece quello che succede è ci sono dei gradini, cioè ci sono delle epoche in cui uno accetta una certa visione, diciamo, ci sono delle teorie che dominano eccetera, e poi a un certo punto si, soprattutto grazie alle osservazioni, quindi allo sviluppo di tecniche sperimentali eccetera, si accumulano delle evidenze e poi c'è un salto, a un certo punto c'è qualcuno che riesce a fare un salto e introduce una nuova idea che apre delle nuove prospettive. Quindi in tutto questo qual è il ruolo delle previsioni? E questo è spiegato benissimo in questo dialogo tra, diciamo, che poi sia vero o ipotetico, non si è capito, però facciamo finta che sia vero perché è molto bello, tra Laplace e Napoleone. Allora Napoleone gli dice: cittadino, ho letto il vostro libro e non capisco come mai non abbiate lasciato spazio all'azione del creatore. Cittadino, primo consolo, non ho avuto bisogno di questa ipotesi, dice Laplace. Dice: ah, ma questa è un'assunzione bellissima che spiega molte cose. E dice: questa ipotesi si spiega tutto, ma non permette di prevedere nulla. Come studioso è mio dovere portarle lavori che permettono di fare previsioni. E quindi questo è tutta l'essenza del problema del metodo scientifico, no? Qual è? E appunto, di nuovo, diciamo, storicamente, quali sono le prime previsioni che sono state fatte? Sicuramente quelle dell'eclisse. L'eclisse di Luna era abbastanza semplice, misurando, diciamo, semplicemente calcolando le periodicità del sistema, e anche quelle di sole più complicate. Per esempio i Maya, curiosamente, avevano trovato come fare le previsioni dell'eclisse di Sole e di Luna solamente in base ai cicli, no? Non avevano mai fatto un modello geometrico, fisico del sistema solare, ma solamente in base alla regolarità, tramandandosi di generazione in generazione i dati, perché chiaramente quello c'era una casta di astronomi, di sacerdoti astronomi che teneva i conti, diciamo. Quindi appunto le leggi di natura possono essere di vario tipo, possono essere deterministiche, possono essere probabilistiche quando abbiamo un insieme di molti corpi e non possiamo in qualche modo riuscire ad avere una conoscenza di quello che succede a scale microscopiche, se vogliamo, poi possono essere note e ignote. Mentre invece le leggi economiche, diciamo, che cosa sono da questo punto di vista? Cioè possiamo definirle, sono immutabili, no? E qui a questo è curioso, come fanno a essere immutabili? Magari il comportamento di una persona in un certo senso dice: vabbè, più o meno l'uomo si comporta sempre, non so, per massimizzare il suo profitto, va bene, però non è solo quello che conta, no? Questo è un elemento della storia. Poi l'economia è regolata dalle abitudini sociali, dalle leggi, eccetera, soprattutto dalle leggi. Quindi cambiando le leggi, diciamo, giuridiche, cambiano le leggi economiche, no? Se uno pensa, non so, alla liberalizzazione dei capitali, prima non c'era e poi a un certo punto c'è perché hanno fatto una legge che l'ha permesso. Ok. Allora, in questo libro di Nate Silver, che è anche interessante, lui era uno che faceva previsioni prima nel baseball, poi ha fatto previsioni di tutti i tipi. E quando per esempio nelle elezioni di Obama della prima volta lui aveva preso quasi tutti gli stati meno uno, quindi il suo blog sul New York Times faceva il metà del traffico del New York Times, andava sul suo blog per vedere quello che diceva lui sui risultati elettorali. Perché insomma aveva trovato una maniera di fare delle medie sui sondaggi, poi questo era. Però poi non gli ha funzionato nell'era Trump, nel caso di Trump ha sbagliato completamente, perché lì chiaramente il sistema è diventato diverso e quindi era più difficile. Allora lui dice che il fallimento della Lehman Brothers è stato uno sbaglio catastrofico nelle previsioni, e attribuisce, diciamo, la responsabilità alle agenzie di rating, che dice: vabbè, questi davano praticamente a questa
banca un rating pari a quello dei governi più solidi del mondo, e invece praticamente hanno sbagliato di un fattore enorme, adesso senza entrare nei dettagli. Ok, questo qui è la differenza di quello che loro davano e quello che è stato, diciamo. Quindi cioè, comunque l'idea è che c'è stato un errore gigantesco, però in realtà le agenzie di rating sì hanno sbagliato, nel senso che hanno fatto delle revisioni sbagliate sulla solidità di queste istituzioni. Il problema è però, diciamo, sì, ma come le hanno fatte queste previsioni? Cioè, supponiamo anche che le abbiano fatte in buona fede, perché poi con queste agenzie di rating non si sa mai effettivamente fino a che punto, diciamo, c'è anche un gioco politico. Comunque, allora per quello bisogna andare a vedere dei dati più puliti di quelle agenzie di rating, perché lì appunto non si sa. E questo è stato un lavoro che appunto, in risposta alla domanda della regina, dice la regina domanda perché nessuno l'ha mai visto arrivare, e la risposta è Madame, perché se l'avessimo visto arrivare avremmo rovinato il nostro perfetto record di sbagliarci di vederla arrivare. E questa è una risposta che danno due economisti del Fondo Monetario, Ayer e Lungani. Allora, praticamente diciamo, hanno fatto un'analisi delle previsioni, di tre tipi di previsioni, sono le previsioni istituzionali del Fondo Monetario, dell'OCSE e del settore privato, sono tre cose differenti, e dice vabbè, ma quanto bene gli economisti vedono i turning points, cioè i punti di svolta? E la risposta è nel titolo: there will be growth in spring, cioè è come, se vi ricordate, Peter Sellers in Oltre il Giardino, cioè qual è la cosa? Beh sì, a primavera poi ci sarà la crescita, cioè, ok, non ci voleva un granché, cioè prevedono l'ovvio e sbagliano in realtà a prevedere invece le crisi. Questa è la cosa. Perché prevedono l'ovvio e sbagliano a prevedere le crisi? Perché nei loro modelli le crisi non ci stanno, questo è fatto. Ok, quindi c'è stato è da decenni che questo problema viene studiato appunto tra quelli che si occupano di vedere perché non sono state previste tutte le turning points nell'economia americana, e poi si inventano delle storie, dice perché poi prende troppo tempo per essere, le notizie cattive prendono troppo tempo per essere incorporate nelle nostre previsioni, eccetera, cioè a posteriori poi uno si inventa una storia per spiegarlo, però il dato di fatto è che comunque sbaglia. Allora, loro nel 2001, questo Lungani aveva già scritto un articolo in cui diciamo, il suo punto era solamente due delle 60 recessioni che si sono verificate tra l'88 e il 98 sono state previste con un anno anticipo. Recessione significa diminuzione del PIL su base annua. Okay. Rispetto a quello, dice, questo non solamente, diciamo, c'è proprio questa inabilità a fare delle previsioni, ma è anche una statistica al photo finish tra il settore privato e il settore, diciamo, istituzionale, nel senso che trovano le stesse cose. Vabbè, lui ha avuto questo qui, e poi hanno fatto lo stesso studio tra il 2008 e il 2012, cioè nella situazione post crisi. Hanno preso 77 paesi e da tre sorgenti, appunto, dal settore privato, dall'IMF e dall'OCSE. Ok, e la conclusione è fail again, fail better, cioè sbagliano di nuovo e sbagliano pure meglio rispetto a prima, che ne avevo prese 2 su 60, quindi diciamo, questi sono dei grafici molto divertenti in cui si vede appunto da una parte ci sono la realtà e dall'altra c'è la previsione, per esempio 6 mesi prima, un anno prima, eccetera, vabbè, insomma un disastro totale. E la cosa interessante è anche vedere la correlazione tra il settore privato e il Fondo Monetario, oppure tra l'OCSE e il settore privato, cioè sono perfettamente uguali. Okay. Allora, perché sono uguali? Ecco, questo è il problema.
Vabbè, pure appunto lui dice, loro dicono, vabbè, ci sono una serie di motivi che uno si può inventare a posteriori, per esempio il fatto, cioè, perché tutti dicono la stessa cosa, perché praticamente se uno fa una previsione negativa è visto un po' come uno che porta sfortuna, insomma, si influenza una vicenda, eccetera. Questo tutto può essere, però il fatto, diciamo, infatti dice, il fatto è che, cioè, a prescindere dal motivo, quello che, quello che troviamo è che comunque diciamo, i previsori possono predire che ci sarà crescita in primavera, cioè una cosa ovvia, ma non possono, la loro capacità di prevedere per esempio uno snowstorm, una tempesta di neve, è assolutamente limitata. Allora, di questo addirittura sostiene che le previsioni economiche sono proprio costruite per farle sbagliate, e in un certo senso è vero. Allora, questo qui è un grafico in cui, di nuovo, è come gli spaghetti di prima delle previsioni del tempo. Se uno prende i modelli al tempo prima della crisi del 2008-2009, diciamo, quello lì diciamo subito dopo, l'anno dopo il crollo della Lehman Brothers, si vede che tutti i modelli davano più o meno delle fluttuazioni, ma sostanzialmente piatto. Nessuno era capace di vedere che ci sarebbe stato un crollo dell'economia. Quindi le loro conclusioni dice sì, per il corrente stato della nostra conoscenza della macroeconomia, le grandi recessioni possono essere troppo difficili per essere previste. Questo è quello che loro dicono, cioè dice, vabbè, non ci riusciamo, possiamo prevedere delle piccole fluttuazioni, ma non le grandi recessioni. Sempre dice, ma perché? No? Questo non lo dicono. Allora, dopodiché ci sarà tutta una serie di grafici divertenti. Questo qui è del Fondo Monetario, no? La previsione del settembre 2011, che è quella lì in blu, appunto, cosa prevede? Prevede che la crescita è dal 2012 in poi. La previsione del 2012, è quella lì in arancione, prevede che la crescita è dal 2013 in poi, e così via. La crescita è sempre l'anno prossimo. Vabbè, questo, diciamo, questo lo fa pure il governo, ovviamente, no? Questo qui è le previsioni del governo, anche qua la crescita è sempre tra un anno. Il problema è che ovviamente il governo ha i suoi motivi politici, il Fondo Monetario dovrebbe essere un'istituzione in qualche modo più seria, visto che influenza le politiche di tutti i paesi al mondo. Vabbè, qui addirittura diciamo, c'è questa famosa slide della Confindustria che se si perde il referendum nel prossimo anno succede la catastrofe, e poi non è successo nulla. Questo per dire appunto che in questo campo non è come la meteorologia, ma ci sono interessi politici sotto. Quindi comunque il fatto fondamentale è che i modelli sono basati su questi DSGM model, Dynamical Stochastic General Equilibrium Model. Questi sono dei modelli che descrivono quello che si ritiene essere il comportamento tipico del padre di famiglia, no? Che lavora, guadagna, spende, e delle aziende che vendono, assumono e investono. Diciamo, questi sono, uno mette tutti questi comportamenti, diciamo, in delle equazioni, e si cerca di ottimizzare, no? Ognuno ottimizza per sé qual è il risultato di tutto questo processo di ottimizzazione, cioè le persone, si assume che le persone abbiano delle aspettative razionali, e soprattutto il punto fondamentale di questi modelli è che non ci siano interazioni tra persone, cioè non ci siano diciamo, condizionamenti tra i diversi agenti, appunto tramite meccanismi imitativi, eccetera, perché ognuno è perfettamente razionale, quindi chiaramente questo è ovviamente una cosa assurda, e infatti sbagliano. Infatti, dopodiché ci sono degli articoli appunto anche scientifici. Qual è il problema? Il problema vero, il problema, diciamo, da un punto di vista matematico, è che uno assume che diciamo, qual è la previsione al tempo T più 1 è in qualche modo condizionata da una distribuzione di probabilità al tempo T, cioè come per la roulette, no? Cioè, quando noi giochiamo alla roulette, diciamo, la distribuzione di probabilità che esca un numero è indipendente dal tempo, sta lì, è quella.
e invece il problema è che in economia, diciamo, se un fenomeno non è stazionario, la distribuzione della probabilità cambia. Se uno assume che sia stazionaria, sta facendo, che cosa sta assumendo? Sta assumendo che il sistema sia all'equilibrio. E questa è la chiave, diciamo, di tutto questo discorso che vi sto facendo da mezz'ora. Qual è il punto chiave? Il punto chiave è che l'assunzione che il sistema sia all'equilibrio. Se il sistema sta all'equilibrio, il sistema economico sta all'equilibrio, allora, diciamo, è in grado di assorbire delle fluttuazioni che avvengono. Se invece il sistema economico non sta all'equilibrio, allora questo non succede più. E appunto, adesso ritorno su questa questione dell'equilibrio. E loro dicono, sfortunatamente in tante economie la distribuzione di probabilità può cambiare in maniera aspettata, e quindi questo vizia l'assunzione di stazionarietà delle distribuzioni. E lui fa vedere addirittura, no, questo è uno delle, vabbè, insomma, questi grandi sbalzi che ci sono dovuti appunto a questi spostamenti, no, del sistema. Quindi la base matematica per questi modelli, no, semplicemente non funziona nei momenti di crisi, perché i momenti di crisi è proprio quando, cioè di cambiamento, è proprio quando l'assunzione, diciamo, che il sistema sia stazionario non è valida. Quindi quello che in realtà bisogna fare è mettere il tempo, perché tutta questa questione di assumere la stazionarietà, che cosa fa alla fine? Fa sì che noi possiamo dimenticarci del tempo, perché il tempo invece ci dà una direzione, e quindi diciamo, introdurre il tempo nelle equazioni significa che noi dobbiamo porci il problema di come arriviamo a una situazione di stazionarietà da una situazione fuori dall'equilibrio, oppure come da una situazione di stazionarietà andiamo a una situazione fuori dall'equilibrio. Ma tutto questo non c'è, perché nelle loro equazioni il tempo non c'è, e questo è incredibile, no? Allora uno mette queste fluttuazioni e loro dicono, vabbè, ma le fluttuazioni in realtà noi non possiamo metterle, perché sono fluttuazioni esogene, cioè se ci sta una guerra nucleare, una catastrofe naturale, un terremoto, eccetera, come facciamo a mettere questi eventi nei nostri modelli? Vabbè, questo è ok. Il problema che, diciamo, non considerano è che ci sono dei sistemi che invece intrinsecamente sviluppano delle grandi fluttuazioni, senza bisogno che ci sia una causa esogena, ma intrinsecamente significa da dentro, sviluppano delle grandi fluttuazioni, ok? Quindi sviluppano dei grandi cambiamenti, malgrado sembra che il sistema stia, diciamo, a un certo punto, per esempio qui si vede, queste fluttuazioni sono piccoline per tanto tempo, poi parte una zona di grandissima instabilità. Cioè, allora come si sviluppa quello? Quello non è dovuto a una causa esterna, è da dentro che viene fuori. E appunto qui il problema è l'equilibrio. Questo è nel 2003, questo è interessante anche, Robert Lucas, che è un premio Nobel, in questo presidential address al meeting degli economisti americani del 2003, dice, vabbè, insomma, la mia tesi in questa lezione è che la macroeconomia nel suo senso originale ha avuto successo. Il problema centrale della prevenzione delle depressioni è stato risolto per tutti i propositi pratici, ed infatti è stato risolto per molte decadi, okay, per moltissimo tempo. Quindi nel 2003 era, diciamo, ormai la situazione è sotto controllo, abbiamo capito. Nel 2007, quando il sistema si vedeva, perché poi non è che a un certo punto appunto passa una cosa incredibile, inaspettata, il sistema crolla, in realtà è stato un lungo avvicinarsi verso il baratro. Nel 2007 lui dice, vabbè, ma io sono scettico sull'argomento che questi mutui subprime contamineranno tutto quanto il mercato, dei mutui, che la costruzione delle case arriverà a uno stop e che l'economia andrà in recessione. Tutta questa catena è questionabile, e soprattutto quello che abbiamo imparato negli ultimi 20 anni è che c'è tantissima stabilità nell'economia reale. È questa l'idea.
dice vabbè, ci saranno pure dei problemi, ma il sistema è stabile, quindi lo posso, una perturbazione viene in qualche modo assorbita dal sistema, no? Pensate alla pallina che sta in fondo a una valle, se uno gli dà una schiccheretta fa un po' d'oscillazione e ritorna lì, ma se la pallina sta in cima alla montagna pure sta in una situazione di equilibrio, però una piccola perturbazione causa un grande cambiamento, quindi il problema è, sì, diciamo che siamo vicini a una situazione di equilibrio, ma che equilibrio è? Questo non è, diciamo, nel loro orizzonte visuale, cioè un equilibrio stabile e un equilibrio instabile, questo non si sa, non è importante. Alla fine del 2009, dopo la crisi, lui scrive questo articolo, veramente divertente, in cui dice, beh, la crisi non è stata prevista perché la teoria economica predice che questi eventi non possono essere previsti. In un certo senso è vero, però lui quello che vuole dire è questo: la crisi non è stata prevista perché la teoria economica neoclassica assume che questi eventi non possano avvenire e dunque non possono essere previsti, dunque è una teoria che non ha nulla a che fare con la realtà, perché allora a che serve? Appunto. Dopodiché c'è stato un dibattito, addirittura ho scritto io un articolo sul Sole 24 Ore, non si è capito perché, comunque anche appunto di questo è un economista italiano che tra l'altro è fratello della Reichlin e i figli di Reichlin, tra l'altro. In realtà l'economia serve soprattutto a spiegare fenomeni persistenti e regolari e tentare di calcolare l'effetto delle politiche economiche piuttosto che prevedere cambiamenti improvvisi. Questa è una visione incredibile, no? In cui dici, vabbè, ma il sistema sta lì buono buono, e poi non è che possiamo calcolare, che state facendo, ragazzi? Appunto, tutta la questione dietro è la questione dell'equilibrio, no? L'idea che il sistema appunto può anche stare in una situazione, sì, magari vicino all'equilibrio, però l'equilibrio di questo tipo non è un equilibrio rassicurante. Invece loro hanno in testa un altro equilibrio, un equilibrio, diciamo, è come un gas, un equilibrio termodinamico, no? Uno gli riscalda un pochettino, il gas si espande un po', ritrova un'altra situazione e ok, c'è una perturbazione, in qualche modo fa un piccolo effetto sul sistema. Ma perché invece le perturbazioni possono avere questi grandi effetti? E qui c'è un passaggio, secondo me, concettuale che proprio nell'economia che ho visto io almeno non c'è, almeno di questo tipo qua. Allora, questo è un passaggio concettuale che in fisica è stato introdotto negli anni 70 da Phil Anderson, no? In questo articolo veramente visionario che si chiama More is Different, il più è differente. L'idea è la realtà è una struttura gerarchica. A ogni livello della gerarchia è necessario introdurre concetti e idee diversi da quelli utilizzati nel livello precedente, cioè che è una visione completamente diversa da quella della fisica tradizionale, no? Che è una visione riduzionistica, l'idea è io smonto, vado a vedere i costituenti ultimi, capisco le forze fondamentali e a quel punto il gioco è fatto. Invece lui qui dice no. Cioè, per capire, diciamo, il comportamento di strutture complesse, cioè composte da tanti corpi interagenti, è necessario fare dei salti concettuali, cioè bisogna inventarsi delle cose nuove, perché non ce la fai a capire quei comportamenti dal livello sotto, e quindi è una visione completamente differente. Appunto, questo è, diciamo, simboleggia, cioè abbiamo il mottone, la fisica tradizionale va verso la scomposizione in molecole, in atomi, in particelle elementari, ma in un certo senso l'architettura della materia va nell'altro senso della gerarchia, e dalle particelle elementari all'architettura è un passaggio, diciamo, assolutamente non banale. Quindi i sistemi complessi studiano dei comportamenti emergenti e collettivi di sistemi composti da un grande numero di elementi interagenti tra di loro, in cui la parola interagenti è la parola chiave, perché i comportamenti collettivi sono generati dall'interazione, e questo è l'elemento, diciamo, fondamentale che appunto manca in quei modelli là. Vabbè, storicamente il primo, diciamo, in fisica almeno, modello di questo tipo è il passaggio da un sale paramagnetico a un sale ferromagnetico, no? Con questi aghetti magnetici che a un certo punto uno, cambiando la temperatura, passa da una situazione in cui il sistema è disordinato a una situazione in cui tutti gli aghetti si allineano e il sistema acquista la magnetizzazione, e quindi questo qui è stato il primo esempio, poi studiato tantissimo.
Questi qua sono quelli, queste cose qui sono le cose che studiano i miei vicini di stanza, che tra l'altro hanno avuto anche un ERC ultimamente, quindi hanno grande successo. Sono i comportamenti di questi uccelli, che se voi avete visto a Roma fanno delle evoluzioni pazzesche. Dice, come funzionano questo tipo di evoluzioni? Cioè, perché loro si coordinano? Da dove vengono insieme questi comportamenti collettivi? E loro proprio hanno studiato le traiettorie dei singoli uccelli per vedere, per esempio, se c'è un leader oppure no. E quello che hanno visto è che ci sono delle fluttuazioni più o meno casuali che inducono il comportamento collettivo dello stormo. Capito? Quando ci sta un predatore che arriva e loro si iniziano a avere dei comportamenti casuali, gli uccelli interagiscono per primi vicini, primi o secondi vicini, quindi ogni uccello vede che fanno gli altri vicini a lui. Quando si crea una fluttuazione che tutti fanno una certa cosa, alla fine quelli là guidano lo stormo in una certa direzione. Appunto, che è un pochettino quello che succede nella borsa. Questo qui è una vignetta divertente che parte con Excel, va a finire a Cell, e da Cell va a finire a Bari. E appunto, ci sono vari fisici, non mi sono inventato nulla, nel senso che c'è una grande tradizione. Questo è Jean-Philippe Bouchot, che è un famoso fisico teorico francese, che ha scritto vari articoli molto interessanti, no? In cui dice, alla fine l'equilibrio non è una cosa interessante in questi sistemi. Perché gli equilibri dipendono, possono essere anche dipendenti dal tempo, cioè il sistema si può rilassare a un solo equilibrio che rimane tale per un certo periodo di tempo, poi cambiano le condizioni del sistema e quello che era uno stato di equilibrio, per esempio, più o meno stabile, diventa instabile, eccetera. E quindi questi sistemi fisici possono avere delle così, da un punto di vista metaforico, delle analogie con sistemi economici. Appunto, da questa linea qui, che è una linea che si chiama Econophysics, io non ho mai visto niente di più interessante, nel senso, queste analisi di Bouchot sono molto interessanti. Se uno pensa a questo tipo di sistema con molti minimi che cambiano nel tempo, eccetera, sicuramente gli allarga la testa rispetto al problema economico, però poi dice, vabbè, ma in pratica che fai? Il discorso è un altro. Ok, vediamo un attimino qualcuno che invece l'ha vista correttamente la crisi. Allora, prima c'è questo altro saggio di Donald Gillies, molto interessante, dice, sull'uso della matematica in fisica e in economia, no? Perché appunto l'economia neoclassica, oltre a essere, diciamo, caratterizzata dalla incapacità di prevedere le crisi, è anche caratterizzata da uno spropositato uso della matematica, no? Dice, ma a che serve la matematica in fisica? La matematica in fisica serve per fare, diciamo, spiegazioni precise e predizioni di successo, no? Quando uno appunto prevede spiega l'anomalia dell'orbita di Mercurio, oppure prevede l'esistenza delle onde radio, quelle sono delle uno arriva a quelle tipi di previsioni attraverso la matematica, no? Attraverso una teoria fisica che viene scritta in forma matematica e si sviluppa dei conti, eccetera. O addirittura, adesso abbiamo visto qualche anno fa la collisione dei buchi neri e onde gravitazionali, cose incredibili. Però, dice, in economia viene usata con lo stesso principio? Dice, no, in economia è una cosa che complica, ma alla fine non prevede nulla. Queste sono un economista australiano che ha fatto una lista di gente che invece aveva previsto la crisi. Cita questo passaggio del governatore della Banca d'Inghilterra, dice, vabbè, ma questo nessuno che io conoscessi ha previsto la crisi, perché era veramente un tail outcome, cioè una cosa veramente improbabile, di una coda, di una distribuzione, cioè come fai a vedere una cosa del genere? E invece, appunto, secondo un'altra
un'altra visione dell'economia, in realtà era stata proprio un certo tipo di politica economica che aveva portato il sistema, diciamo, in una situazione di grande instabilità. E una volta che il sistema sta in una situazione di grande instabilità, diciamo, può bastare anche un evento più o meno grande. Il fallimento della Lehman Brothers era stato un evento grande, però se si fosse creato una situazione in cui, diciamo, la Cina non aveva occupato una gran parte del mercato manifatturiero, l'economia USA avesse tirato, l'economia europea non era completamente ancorata a parametri eccetera, probabilmente il sistema non sarebbe crollato in quella maniera. Okay. Appunto, di nuovo, il problema qual è rispetto ai terremoti? No? E un po' il problema è simile, noi dobbiamo capire quando è che a un certo momento c'è una zona sismica, c'è una zona di instabilità. Però rispetto ai terremoti le zone di instabilità in economia cambiano, no? Ci sono dei momenti che sono meno instabili e dei momenti che sono più instabili. Però rispetto all'economia, rispetto alla sismologia, in economia i dati ci sono, perché uno ha accesso a una quantità di informazioni enorme, no? Può vedere qualsiasi tipo, i dati della borsa, i dati degli andamenti dei paesi, i dati macroeconomici, eccetera. Il problema è quali dati. Quella è, diciamo, la teoria economica che te lo dice, quali dati devi guardare, quali sono i parametri rilevanti che descrivono, diciamo, la stabilità o comunque la bontà di un sistema, la sua efficienza, eccetera, no? E questo non è una cosa scontata, perché appunto uno immagina che su quello ci si accorda, invece su quello assolutamente dipende da che visione uno ha dell'economia, quindi in realtà dipende dalla propria visione politica. Vabbè, questa è una lista di economisti che hanno previsto la crisi, possiamo anche, mi permetto di aggiungere mio padre che ha scritto questo articolo nel 2003 in cui diceva prospettive delle economie mondiali, e lui diceva da almeno due anni nel 2003 avevo visto alcune rassomiglianze con la situazione che si è determinata in America negli anni 20 e quella situazione si va delineando in America oggi, e infatti diciamo che non è andato tanto lontano dalla realtà. Certo, non è, la previsione in questo senso non è dire a ottobre del 2008 ci sarà fallimento della Lehman Brothers, questo non lo potrà dire mai nessuno ovviamente, a parte forse quelli della Lehman Brothers che sapevano che stavamo truffando, però diciamo capire che c'era un problema, ecco quello sì, c'è questo film che è molto bello in cui ci sono quattro storie differenti, quattro prospettive differenti di persone che la crisi l'avevano vista, cioè c'era l'agente immobiliare che andava a bussare nelle case, no, perché c'erano queste città assurde in cui praticamente venivano date in affitto, ma l'affitto poi non bastava più a pagare il mutuo, e quindi chiaramente era una cosa che stava andando assolutamente a scatafascio, e questo andava lì, diceva voi non pagate il mutuo, diceva io sono un affittuario, io che ne so, boh, devi chiedere al mio, insomma lì ha capito che il sistema immobiliare stava andando a una crisi, perché a un certo punto praticamente c'è stato, davano mutui a chiunque, questa è stata la media, no? Va bene, invece appunto di nuovo qual è la visione, diciamo, la visione mainstream, perché l'economia neoclassica è stata così adottata, no, anche dalla politica? Perché lo sviluppo dei mercati finanziari ha avvantaggiato significativamente il cittadino medio, ha aumentato i posti di lavoro e i salari, i mercati finanziari hanno ridotto la volatilità dell'economia, le recessioni più rare sono più rare e tenui quando hanno luogo, ne conseguono picchi di disoccupazione meno frequenti e severi. Ecco, però questo qui è Goldman Sachs ed è un articolo del 2004. Questa era la narrazione, no? Dice perché dobbiamo sviluppare la finanza? Per questo, perché più la finanza è grossa, più noi siamo stabili, è invece esattamente il contrario. Quindi appunto in questo senso gli untori che vi dicevo prima, che questi sono degli economisti che lo dicono, non è. Dice lo sviluppo dei mercati finanziari ha semplificato la distribuzione del rischio. Certo, si è visto. Va bene, facciamo un piccolo, poi faccio un'interruzione, altri 5 minuti sull'agenda neoliberale, perché poi appunto dietro questa visione dell'economia c'è stata una visione, diciamo, politica, no? E
che è stata in qualche modo spinta dalle grandi istituzioni tipo la Banca Mondiale e il Fondo Monetario. Questo qui di nuovo sono degli economisti del Fondo Monetario, che comunque bisogna dire che hanno una certa diciamo indipendenza e onestà intellettuale, almeno riconoscono gli errori. C'è stata un'agenda neoliberale, questo è stato successo da quando nel 1982 Milton Friedman ha gioito al miracolo economico del Cile. Allora, quali sono i punti? Ci sono 5 punti. La crescita dei mercati finanziari migliora l'allocazione del rischio, bisogna quindi aumentare la competizione, più c'è competizione più il sistema diventa efficiente, bisogna privatizzare le industrie statali perché lo Stato è inefficiente e anche corrotto, bisogna limitare la possibilità dei governi di accumulare debiti, bisogna limitare l'intervento dello Stato per le politiche di ricerca e innovazione. Queste sono state le linee, no? Che sono state adottate soprattutto nelle colonie, diciamo così, perché in America mica l'hanno fatto, comunque invece nelle colonie sì, tipo noi. Allora, per esempio, sul limitare l'intervento dello Stato per le politiche di innovazione e ricerca abbiamo praticamente il record mondiale. E questo è interessante, quest'ultimo punto che vorrei dire, sul problema anche dell'Europa. Perché questo appunto tutto questo si inserisce poi nel quadro che non è solamente la crisi dell'economia mondiale, ma si inserisce anche nella crisi del sistema europeo. Allora, nel marzo del 2000 c'era questa strategia di Lisbona, era stata pensata, diceva qui fino al 2010 abbiamo tempo per far diventare il mercato, cioè l'Unione Europea, il più grande mercato, economia basata sulla conoscenza del mondo, e per questo dobbiamo aumentare l'investimento al 3% del PIL per il 2010. In realtà è successa una cosa molto diversa. Questa qui era la situazione nel 2001, diciamo, quindi c'erano quattro zone: la zona del nord, quindi Svezia, Finlandia, Germania, Danimarca, in cui la spesa di ricerca e sviluppo era intorno al 2-3%, una zona dell'Europa centrale con la Francia, e l'Inghilterra, il Regno Unito, intorno all'1,5, 2, GERD e BERD, la differenza tra il privato e il pubblico, e poi ci stava la parte del sud Europa e più l'Irlanda, che invece stava intorno all'1. E poi ci stavano i paesi dell'est Europa che diciamo sono fuori scala, erano fuori scala e sono rimasti fuori scala. Infatti tutti questi discorsi dicevano ok, ma la realtà è come ci facciamo i conti? Infatti diciamo i 3% dell'Europa quando sono in positivo sono dimenticati, quando sono in negativo sono delle leggi scolpite sulla pietra. Quello che è successo diciamo in conseguenza della crisi economica è che molti paesi hanno aumentato la spesa in istruzione e anche ricerca e sviluppo. Se andiamo a vedere la Germania, dal 2000 al 2013 ha aumentato del 70%, quindi la Germania veramente andava al 3% del PIL di spesa in ricerca e sviluppo, mentre invece cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto questo, abbiamo tagliato del 20% per esempio l'università, ma anche la scuola ovviamente. E quindi diciamo la forbice che c'era nel 2000 è aumentata, e questo è il problema. Il problema è se uno guarda la dinamica di quello che succede, ma questa forbice dice non è che tra 10 anni sarà diminuita, ma tra 10 anni sarà aumentata ancora di più. Quindi o uno riflette su questa cosa, oppure niente, chiaramente è un sistema che sta andando all'autodistruzione, e questo riguarda noi, riguarda la Spagna, riguarda il Portogallo, la Grecia ovviamente, ma riguarda anche la Francia, ed è la Francia che diciamo può cambiare gli equilibri, e adesso lo stanno vedendo. Va bene, questa storia di aumentare la competizione, anche questa è arrivata a livello dell'università. Qui c'è un articolo di famosi economisti che ci dicono che praticamente bisogna aumentare la competizione per aumentare la qualità. Quindi l'idea è, uno c'ha un grafico, competizione, qualità. Poi che vuol dire esattamente non si sa, però loro lo fanno, in cui c'è competizione, indice di autonomia e competizione, e quello è l'indice di qualità.
poi vi spiegherò che cos'è. Comunque uno vede questi grafici e dice, vabbè, questi devono tornare a fare fisichetta 1, perché qua c'è un problema, perché quella non è una correlazione, quella è... questo non è un articolo scientifico, è pura propaganda ideologica pubblicata però su una rivista di fascia di economia internazionale. Vabbè, qui pure è un'altra cosa, è pure qua, dice, vabbè, quando lo stipendio del prof dipende dalla ricerca, c'è una grande correlazione tra lo stipendio e il risultato della ricerca. Ci fanno i fit, una roba da matti. Eppure qui, e questo poi è quella cosa più assurda, è questo famoso articolo di questi due economisti americani, Reinhard Rogoff, in cui mostrano che c'è una correlazione tra lo sviluppo e il debito. Quindi se uno ha il debito troppo alto si sviluppa di meno. Ok, questo è stato. E basato su dati senza, all'epoca addirittura loro avevano sbagliato una colonna dei dati Excel proprio a metterli in colonna. Dopodiché hanno fatto, ecco, questo qui sarebbe l'idea che se tu aumenti il debito la crescita diminuisce, e questo è, diciamo, è la base delle politiche di austerità. Ma qui c'è qualcuno che ha perso il senno in queste storie, no? Almeno secondo me. Allora c'è tanto un dibattito, ogni tanto si dice sì, la modern economic theory si sta liquefacendo, è ora di cambiare il modo di insegnare l'economia nei corsi tradizionali, non c'è traccia della crisi, che insomma sia su 24 ore, poi riprende sempre quello che scrive il Financial Times, ma niente succede, ok? Niente succede. Ci sarebbero, no, questa è una critica che appunto fanno anche i fisici, questo qui di, no, Jean-Philippe Bouchot, dice, vabbè, l'economia classica non ha un sistema per capire i mercati selvaggi, cioè le grandi fluttuazioni, sembra più una, se uno guarda quello, tutta la storia è più una propaganda contro il comunismo che scienza plausibile, no, questo era scritto su Nature, e appunto poi ci sono stati vari libri, no? Un libro con Phil Anderson negli anni 80, poi anche Mandelbrot, diciamo un'altra prospettiva sui mercati finanziari, eccetera. Però in realtà niente cambia. Allora, perché niente cambia? Questa è la seconda parte del talk. Però la cosa divertente è che un mio amico, da domanda alla regina, leggendo il mio libro, poi ha fatto anche uno spettacolo teatrale che l'hanno fatto veramente e che era anche divertente. Ok, facciamo un po' di pausa.